Ciao da Avsim! Effettivamente qualcuno lo aveva detto e alla fine ne abbiamo avuto conferma. Era impossibile che nell'organico dell'Atalanta, tra calciatori e staff, non ci fosse stato nessun positivo al coronavirus. Ed infatti l'intervista con le rivelazioni clamorose di Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, in uscita questa mattina 31 maggio su Gazzetta dello Sport, non fanno che confermare la sensazione di tanti, di molti. Perché la situazione a Bergamo era veramente critica e quindi era difficile, se non impossibile, che la squadra atalantina, quindi che i nerazzurri di Bergamo, fossero completamente esenti, immuni da questa problematica. C'è da dire che la società calcistica Atalanta non ha fino a questo momento mai fatto sapere se ci fossero stati casi positivi al suo interno. Non sappiamo come hanno gestito la cosa, sicuramente è stato fatto tutto secondo regole, d'altra parte si è trattato di un lockdown che ha riguardato tutti e tra le varie cose che ha detto nell'intervista Gasperini ha rimarcato anche il fatto che i suoi calciatori non sono mai andati via, sono rimasti a Bergamo e adesso l'obiettivo è quello di far ripartire, di far riprendere, di far rinascere anche Bergamo dopo tutti questi lutti e dopo tutta questa situazione ovviamente negativa, anche grazie al calcio, anche per il tramite dell'Atalanta. Però il test sierologico che Gasperini ha effettuato poco tempo fa gli ha confermato di essere stato positivo, di aver avuto il virus e ha raccontato la sua esperienza che riguarda la partita di Champions League a Valencia. Ricordate che l'Atalanta andò a Valencia per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League che l'ha portata a qualificarsi clamorosamente ai quarti e fu una partita a porte chiuse. L'Atalanta vinse, ricordiamo i gol di Ilicic, ma Gasperini ha raccontato che già prima di quella partita e ancor più durante non si sentiva bene. Ha raccontato: non mi sentivo affatto bene e avevo la sensazione di avere la febbre, però non ce l'avevo. In quegli stessi giorni non riusciva ad assaporare nulla e non riusciva a sentire nessun odore. Quindi era tutto come se fosse acqua o tutto come se fosse pane, inteso il pane del nord Italia. Io che sono del sud so che il pane un po' di sapore ce l'ha. Ma a parte questo, insomma, questi erano i sintomi che in effetti Gasperini ha esplicitato e che aveva e che riguardavano appunto la malattia, ma ha detto: nel giro di pochi giorni sono stato subito benissimo, tanto che ha parlato di aver fatto anche un allenamento anche intenso senza nessuna conseguenza. Poiché non ha mai avuto febbre, non aveva mai fatto il tampone, per cui poi si è chiuso in lockdown con la sua famiglia e i figli nella sua casa di Torino e la cosa è andata scemando in questo modo. Ma nel frattempo dice: avevo paura, ho avuto paura di morire, non volevo morire nel momento in cui vedevo tutta quella situazione di Bergamo con quelle bare e con tutte quelle notizie che naturalmente arrivavano giorno dopo giorno. Questo è sostanzialmente quello che ha raccontato Gasperini a Gazzetta, aggiungendo anche che in questo momento, ripeto, la speranza è che il calcio possa far ripartire quel tessuto sociale che è stato dilaniato da questa malattia e da questa piaga. Ma va detto che Gasperini aveva fatto ovviamente anche dichiarazioni un po' diverse alla vigilia di tutta questa vicenda. Certo, non gliene facciamo una colpa, però per far capire come trovarsi in una situazione simile può aver anche scavato nelle convinzioni di un uomo, prima ancora che di un allenatore e di un professionista del calcio, perché in quei giorni di Valencia-Atalanta Gasperini diceva: qui in Spagna, erano già arrivati naturalmente, quindi le parliamo della conferenza prepartita, c'è una situazione che noi vivevamo a Bergamo per esempio un mese fa, qualche settimana fa, perché ricordate che la Spagna ha reagito più tardi a questa problematica e quindi in quei giorni in cui già in Italia si respirava aria di quarantena, di isolamento, la Spagna era indietro, nel senso che non aveva ancora sperimentato quelle misure. E nel frattempo Gasperini diceva anche: giocare a calcio a porte chiuse non è giocare a calcio, ne risentiremo come squadra. E quindi diciamo che erano dichiarazioni quelle di Gasperini che erano volte ad un atteggiamento positivo, nel senso di vedere le cose nel miglior modo possibile senza farsi condizionare troppo dalla negatività del momento. Poi ovviamente tutto è cambiato e quello che ha raccontato Gasperini, ripeto, racconta in questo momento cosa? Non che il calcio non possa andare avanti, ma che il calcio con i suoi componenti, quindi intesi come calciatori, staff e quant'altro, ha già vissuto, ha già attraversato questa piaga anche in maniera, in prima persona, insomma, anche direttamente. Ed infatti voglio sottolineare come ancora una volta, dal mio punto di vista, non c'è da fare allarmismi rispetto a questa situazione. In che senso? Nel senso che il racconto di Gasperini è un racconto di umanità, è un racconto che è fedele rispetto a tutto quello che è successo,
ma non è un racconto che può, diciamo, valere per il futuro. E l'ho già detto, nel senso che è quello che è successo, è quello che è stato percepito, è quello che è stato vissuto ed è legittimo e anzi va preso, con assoluta attenzione e va dato massimo rispetto ad un racconto simile, ad una vicenda simile, tenendo sempre presente, ripeto, che l'Atalanta non ha mai raccontato, non ha mai esplicitato chi fossero, forse non l'aveva controllato perché appunto Gasperini ha detto il tampone non l'aveva fatto perché non aveva avuto effettivamente, la febbre, non ha mai esplicitato chi eventualmente sia stato, fosse stato positivo, quali fossero stati i casi positivi al suo interno. Ma per il futuro che cosa dobbiamo pensare? Dobbiamo pensare che la situazione è andata comunque evolvendosi per un miglioramento, anche se la situazione in Lombardia è sempre complicata. E per cui non c'è più il rischio adesso di avere un allenatore e dei calciatori che abbiano dei sintomi, ma non la febbre, non facciano il tampone. Ormai i tamponi sono all'ordine del giorno, aumentano di giorno in giorno e anche nell'ambito del calcio, con tutti i protocolli che sono stati valutati, approvati e proposti, fondamentalmente si va verso uno stringente controllo di tutti quelli che fanno parte del mondo del calcio. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che questi fantasmi che possiamo adesso conoscere, leggere, diciamo postumi, no, non fanno più parte del presente, non faranno parte del futuro. Potrà succedere che ci saranno casi positivi all'interno delle squadre, ne abbiamo parlato tante volte, questo potrebbe anche portare ad un nuovo stop del campionato. Ma la cosa sarà sicuramente verificata, balzerà subito all'occhio, ce ne si accorgerà subito, sarà assolutamente evidente. Non c'è il rischio, come dicevo, che qualcuno ce l'abbia, ma non lo verifichi, non lo sappia e vada avanti sperando che passi e rischia e diciamo, avendo paura, di morire nel frattempo, ma che poi, insomma, finisce tutto bene, senza però avere la percezione, tra l'altro, di chi sono e quanti sono quelli che sono stati contagiati, perché in quel momento lì, e vediamo la difficoltà di continuare con il calcio in quel periodo senza le dovute precauzioni, ma con le precauzioni si sarebbe potuto anche andare avanti come si sta andando avanti adesso. Chiaramente c'era anche un rischio che il calcio fosse a sua volta veicolo di contagio. Adesso, ripeto, non c'è più questo pericolo. Se andate a vedere i risultati dei test che sono stati effettuati in questi giorni, per esempio in Premier League, parliamo di una percentuale irrisoria di casi positivi. E quindi è un ambiente che è circoscritto e circostanziato rispetto a tutto il resto, che è un ambiente felice rispetto all'effettiva incidenza di contagio. E andrà sempre meglio se teniamo in considerazione tutti appunto i test che verranno fatti e i protocolli che ormai sono stati approvati, compreso il protocollo gara, che dovrà essere forse ancora esplicitato in tutti i dettagli, ma che consente, ormai lo sappiamo, al calcio italiano di ripartire, con la speranza dello stesso Gasperini e forse anzi la speranza da lui proposta, da lui palesata, è anche più forte, è anche più significativa perché parliamo di una persona, parliamo di un uomo che ha affrontato, pur in maniera inconsapevole, la malattia, che si è trovato nell'epicentro del problema, che ha vissuto insomma tutto direttamente sulla sua pelle e adesso dice andiamo avanti. Quindi il messaggio di Gasperini, ripeto, va preso assolutamente in positivo e non come un ulteriore argomento a vantaggio di chi in tutte queste settimane, in tutti questi mesi, non ha fatto altro o comunque prevalentemente si è dedicato a dire che il calcio bisogna fermarlo e non deve ripartire perché è anzi indecoroso e fa indignare, irrispettoso, insomma, che si possa solo pensare alla ripartenza del calcio. E si è rivolto anche a queste persone Gabriele Gravina nella sua intervista a Sky Sport, di cui parlo anche a parte perché c'è il discorso del piano B e del piano C per la Serie A, di cui dobbiamo parlare con calma, in quale ha detto Gravina in questa occasione ha parlato appunto dei cialtroni. Ha detto il calcio riparte e riprende anche contro il cialtronismo. Abbiamo dovuto lottare e convivere con il cialtronismo, con i filosofi dell'ovvio, con gli anfitrioni dell'emergenza, con quelli che non bisogna fare nulla. Ora, sapete che io, ripeto, per quanto mi riguarda, Gabriele Gravina non è il mio idolo, non è il mio portavoce, non è colui il quale rappresenta il mio punto di vista e non sposo in assoluto al 100% la sua causa, la sua posizione, le sue idee. In questo preciso momento, però, in questi giorni, in questo frangente in cui il calcio riparte, io mi sento dalla sua parte ed anzi,
Queste parole mi rappresentano, queste sì, perché è esattamente quello che ho pensato anche io. Una situazione in cui davvero era quasi, quasi irrespirabile l'aria, non si riusciva a parlare, non potevi esprimere un'opinione, che venivi subito aggredito, che venivi subito tacciato di qualunque cosa, insultato, venivi zittito in poche parole. Mi è capitato con i miei video, con i miei post, ma è capitato a tanti, a tantissimi, di scrivere anche solo un commento, magari spero che la Serie A riparta il prima possibile. Ma come fai a sperare che riparta il calcio, ma non ti vergogni, ma non ti rendi conto che stiamo contando i morti? Per carità, la percezione del dramma, della tragedia, è legittima ed era anzi doverosa in un certo momento. Il punto è che non c'era solo quello e non deve esserci solo quello, e che per superare quel dramma, quella tragedia, bisogna andare avanti. E per andare avanti bisogna anche sperare di andare avanti, creare le condizioni perché si vada avanti. Va fatto un applauso a Gravina da parte di tutti quelli che presto o tardi hanno ricominciato o continuato a credere e a sperare nella ripartenza del calcio, perché la FIGC quasi da sola ha lottato per far ripartire il calcio in Italia, veramente contro tutti. Ora non sappiamo di preciso Gravina a chi si riferisca quando parla di cialtroni, probabilmente a qualcuno che ha anche un ruolo istituzionale, possiamo immaginare, ma certamente sappiamo a chi si riferisce quando parla di anfitrioni dell'emergenza, cioè tutti quelli che in questa situazione tra l'altro hanno acquisito visibilità e non hanno fatto altro che parlare, terrorizzando anche noi, voi, terrorizzando la popolazione e la gente, ma soprattutto ribadendo il concetto che non bisognasse fare assolutamente nulla. Qualunque cosa, no, non si può fare. Questo, no, non si può fare. Con un'assurdità e un controsenso veramente palesi e pazzeschi, perché se speri che la situazione migliori, devi fare qualcosa per farla migliorare. E le cose stanno migliorando, ed è positivo, ed è bello che ne possiamo parlare, e certo, ricordando chi ci ha lasciato, assolutamente, ovviamente senza nessuna scelta e senza nessuna possibilità di fare altrimenti, però adesso la vita deve andare avanti, inevitabilmente anche per chi si è fermato, anche per chi non c'è più, perché probabilmente avrebbe voluto continuare insieme a noi. E nel continuare, qui probabilmente nascerà qualche altra polemica, perché secondo quanto riporta in particolare Corriere dello Sport, Andrea Agnelli nell'ultima riunione della Lega Serie A che c'è stata venerdì ha detto: spero che il governo per il mese di luglio possa cominciare a darci l'input per riaprire anche gli stadi, cominciando quindi a far affluire nuovamente persone seppur con distanziamento e quindi a capienza ridotta. Apriti cielo, forse si è già aperto, non lo so, vediamo quali saranno e che entità avranno le polemiche. Certo, Andrea Agnelli, che è una persona che guarda sempre avanti e che vive avanti, proprio come il motto della Juventus, Live Ahead, e si è proiettato in una realtà che probabilmente è quella che ci aspetta di qui a qualche mese. D'altra parte, in Ungheria hanno già ripreso ad affollare gli stadi, per modo di dire, distanziati, un posto ogni 5 disponibili, uno solo occupato ogni 5, però lo si sta permettendo. E non è l'unico Agnelli, non è l'unica l'Ungheria a fare questo discorso, se ne sta parlando perché giustamente ci sono anche ragionamenti logici, io ho provato già a farvene. Io sono d'accordo per esempio con la riapertura degli stadi con tutte le cautele, ma nel momento in cui si consente di andare nei locali di ristorazione, naturalmente frequentare i mezzi di trasporto pubblici, perché quello è sempre stato anche durante il lockdown per chi doveva andare a lavorare, andare nei musei, ma ancor di più tra poco nei cinema, e frequentare tutte le palestre e le strutture sportive. Sono sicuramente luoghi dove per tante ragioni è maggiormente possibile che si scateni il contagio e che si venga a contatto stretto con le persone. Se io vado in un ristorante, ci sono secondo voi i controlli in tutta Italia capillari per vedere effettivamente la distanza tra i posti e i tavoli? Io credo di no, e probabilmente lo state già sperimentando. Mentre se io vado allo stadio, all'Allianz Stadium, e c'è una partita di Serie A, sapete quante telecamere ci sono, oltre quelle della sicurezza interna dello stadio, per dimostrare che effettivamente c'è distanza tra una persona ed un'altra prima, durante e dopo la partita?
Cioè lì non si scappa, a livello di controlli preventivi e attuali non si scappa, lì non c'è veramente pericolo che si vadano a violare le regole, che si vada a violare l'obbligo di stare a distanza. Quindi io mi sentirei tranquillissimo nel poter andare allo stadio, certo con tutta una gestione necessaria per quanto riguarda l'affluenza, ma come ho già avuto modo di dire in una diretta con voi in questi giorni, non è che io che vivo molto lontano da Torino, se so che non ho il biglietto e di conseguenza non mi faranno entrare allo stadio, prendo il treno e parto per attraversare tutta l'Italia e trovarmi lì davanti a fare l'idiota che vuole provare ad entrare e faccio assembramento fuori anche se non mi è consentito di entrare. È chiaro che di tutta la gente che può accedere ad uno stadio, vorrebbe accedere, si presenteranno solo effettivamente quelli che saranno titolati a farlo. Insomma, una situazione tutto sommato gestibile, tra l'altro. Nel momento in cui assistiamo a quello che è successo ieri a Milano con i gilet arancioni, e qui davvero parlare di stadi chiusi sembra anacronistico. Fatemi sapere nei commenti come la pensate e mettete like a questo video, naturalmente se vi è piaciuto. Vi raccomando anche di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche se volete continuare a guardare i miei video, e vi ringrazio in ogni caso per l'attenzione. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!